Allora, pronti via. Magrini, allora cosa possiamo dire di questa vicenda paradossale, se vogliamo, delle scuole e del post lezione? Allora, delle scuole vorrei dire che dopo, diciamo, la triste scoperta di ieri mattina, quando i genitori hanno accompagnato i loro figli a scuola, abbiamo avuto ancora una risposta più triste da parte dell'assessore Cucchiarini, che oltre a non essersi scusata con i genitori ha anche cercato di scaricare il barile sul personale comunque delle scuole, che dovevano comunque occuparsene loro. Innanzitutto la scuola, come l'assessore ha detto, che è stata sanificata, ma in modo in cui loro hanno contestato la ditta, non poteva essere sanificata se ancora non era stata pulita. E dopo mesi in cui assistiamo a questo teatrino anche da parte del governo su come riaprire le scuole, su come i nostri ragazzi devono essere in sicurezza a seguire le lezioni dall'interno delle aule scolastiche, ci ritroviamo dopo un giorno di chiusura appositamente per la pulizia e la sanificazione, che doveva essere effettuato tutto nella giornata di martedì, mercoledì ci attendono queste triste sorprese. Quindi chiediamo comunque che l'assessore si scusi sia con i genitori per quello che è successo, perché il comune, che è l'organo che dovrebbe comunque occuparsi di questa cosa, quindi la sua è la competenza, non ha verificato e non ha controllato quelle che erano le aule scolastiche, ma anche col personale non docente, in quanto comunque sia sono stati accusati di una cosa che non era invece di loro competenza.